Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Possiamo definirlo diverso dal solito, una specie di vlog, ma volevo, diciamo, sponsorizzare questa petizione che ho visto su Facebook riguardante il rilascio della banned list e le differenze fra OCG e TCG. Per chi non lo sapesse, ma dubito, OCG sono quei paesi come ad esempio il Giappone e TCG siamo noi, quindi America, Europa e vabbè, compagnia varia. I due punti della petizione sono ovviamente chiari: l'uscita della banned list e le differenze fra OCG e TCG. Quindi partiamo dal primo punto. Io vi lascio il link in descrizione per poter firmare se volete. Non vi costerà nulla se non un pochino di tempo, giusto quei 30 secondi, un minuto esagerando, e anche per chi volesse leggerlo. Partiamo quindi dal primo punto, magari mentre parlo potete leggere l'articolo, cioè la petizione. E diciamo che la prima parte denuncia l'ultimo periodo del gioco dovuto proprio all'incertezza del rilascio della banned. Quindi tutto ciò va a gravare non solo su noi giocatori, spettate, ecco qui, su deck builder, exchanger, vabbè, buyer, ma anche sui venditori. Quindi si chiede un ritorno alla certezza, quindi almeno sapere una data precisa della banned, o anche ci accontentiamo di un periodo che ci venga detto appunto dalla stessa Konami. Che ne so, qua fa l'esempio della prima metà di ottobre, quindi entro il 15 ottobre uscirà la banned, oppure che ne so, fine mese, quindi verso l'ultima settimana, in questo senso. Immaginate quindi la situazione per farvi capire la gravità della cosa. Forse è esagerato, ma può far capire tante cose. Immaginate di avere un regionale, avete il mazzo pronto, bello, invincibile, sfidato contro tutto, pronto, ogni evenienza. Il giorno prima esce la banned e ve lo sega. Azzo. Poi, mettiamo caso che abitate in zone come la mia, almeno io abito per ora in zone proprio isolate dal mondo dove non si gioca Yugi, rimanete letteralmente fottuti e attaccati al. Quindi si chiede alla Konami di sapere almeno il periodo in cui verrà rilasciata la banned. Proseguendo con il secondo punto, bisogna fare una piccola premessa e sapere alcune cose. Allora, i formati OCG e TCG, chiamiamoli così, hanno ruling differenti, differenti banned list, prezzi differenti, penso sia riferito ai box perché, e anche alle bustine, perché il prezzo delle carte è dato dai giocatori. E inoltre, soprattutto, si chiede il rilascio delle espansioni in OCG contemporaneo in TCG, così come dei Structure Decks e di altre cose, insomma, di altre espansioni o quello che siano. Inoltre, soprattutto si chiede la ristampa delle esclusive OCG e viceversa le esclusive OCG in TCG e viceversa. Per farvi capire una cosa, in TCG nel 2011 le esclusive che avevamo solo noi erano Tengu e pensate la Tour Guide che non la trovavi quasi mai, era quasi impossibile trovarla, era secret, stava a 120 luna e ti permetteva di velocizzare il mazzo, almeno alcuni mazzi erano molto molto velocizzati grazie a questa carta, in una maniera assurda. Potevi fare rango 3 facilmente, all'epoca era impensabile, diciamo, mettiamola così. Erano appena usciti Ixid, il più forte era Drago Leviatano, vi lascio immaginare, ma faceva la differenza. O anche facendo un altro esempio, fino a poco tempo fa avevamo come esclusiva TCG il Burning Abyss, il BA. Ora però è arrivato anche in OCG, ma quest'ultimo gode della Beatrice che cambia il modo di giocare il mazzo e che lo rende, ovviamente, penso, più forte. Quindi penso che sia necessaria la ristampa delle carte esclusive in OCG, in TCG e viceversa. Riassumendo questo punto, si chiede di avere un gioco uguale in tutto il mondo, che sia in Giappone, che sia in Europa, che sia in America. Infine, se volete firmare, potete anche motivare la vostra firma, diciamo così, e nient'altro, ragazzi. Vi ringrazio per aver visualizzato questo video, fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti, se è giusto o meno. Mancano 64 firme per raggiungere le 200, mi auguro che la Konami legga tutto. E cos'altro? Ci vediamo in futuro con qualche opening e con la decklist del Chaos Agent che posterò a breve, cioè in questi giorni. E niente, lasciate un mi piace, un commento con i vostri pareri. E
iscrivetevi al canale, seguitemi sulla fanpage di Facebook e arrivederci al prossimo video.